Cari amici e cari amiche, buongiorno, come va? Oggi è il 31 ottobre, ora di Gale. Vi sto portando in un posto veramente molto molto bello. Non so esattamente cosa vi andrò a dire, perché è un'improvvisazione, un unplugged come le chiamo io, senza tematica, senza niente. È un momento particolare per me, perché è il mattino, e il mattino mi piace gustarmelo, mi piace uscire in posti. Sono partito molto presto, perché arrivato in cima a questo monte, di cui non vi dico il nome perché ve lo andrete a cercare, chi ne ha voglia, però voglio semplicemente farvi ammirare la maestà di queste piante, di queste meravigliose piante, come vedete attorno, nel silenzio del mattino. E anzi, ogni tanto fate una bella cosa che ve lo faccio vedere. Avete mai abbracciato un albero? Abbracciare gli alberi, c'è anche una tecnica che è quella proprio di prendere l'albero in questo modo e abbracciarlo attorno e lasciare andare le vostre energie negative, che vengono scaricate nella madre terra, nel nostro bellissimo regno piano che ci ospita. Non so se vi avete visto, non so se, perché ho la regia con me stamattina, stiamo improvvisando. Questo era abbracciare l'albero, eccolo qua. Perdonatemi se tengo il telefonino in mano, perché voglio registrare anche la voce. Che cosa voglio trasmettervi in questo video? Alcune cose. La prima, i commenti sono aperti spesso e volentieri, ma per favore smettete di continuare a scrivere le domande di come è fatta la Terra, di come sono gli altri pianeti, di come sono, di dove poggia o meno, perché se voi cercate come sempre le risposte da parte degli altri, non avrete le ricerche che fate voi. Lo ripeto per l'ennesima volta, le ricerche che ho fatto le trovate tutte su Indice Alfabetico. Ci sono migliaia e migliaia di cose fatte a vostra disposizione. Usate quelle, altrimenti se aspettate sempre quello che è il parere degli altri, venite formati dagli altri. Invece dovete informarvi voi stessi con le vostre ricerche, con quello che il vostro cuore vi dice, perché quello che ci hanno tolto, ecco, una delle domande è: perché ci tengono nascoste queste cose? Perché ci vogliono allontanare da quella che è la pienezza personale di ognuno di noi. Questo è il motivo per cui ci tengono nascosta la terra piana. Oltre a questo, nel momento in cui più di 25 milioni di persone hanno scoperto nel mondo che la farsa del globo è una farsa, anzi, se guardate fra i video trovate da quanto tempo hanno iniziato a insegnare che la Terra è tonda, e trovate i giornali nei primi del Novecento dove gli insegnanti sceglievano se insegnare che la Terra è piana oppure è tonda. Vuol dire che in quel momento c'è stato un cambiamento di paradigma, un cambiamento di paradigma come stanno facendo in questo momento, dove attraverso l'informazione, attraverso la scuola obbligatoria, stanno effettivamente inculcando delle idee che magari non corrispondono alla realtà. E tolgo magari, togliamo il magari, perché quello che ci insegnano, come i video che ho fatto vedere sul lago di Garda, dove qualcuno si aspettava le prove col laser o meno, ma le ho fatte già diversi anni fa. Pertanto osservate che bello il panorama da qui sopra, è veramente eccezionale. Allora, che cosa voglio dirvi? Che dovete fare voi le prove, dovete farle, avete la possibilità, avete le macchine fotografiche per quelli che possono permetterselo, io non le ho, però potete vedere con i raggi infrarossi gli oggetti che sono oltre. Avete a disposizione una playlist immensa su curvature d'orizzonte, usatela per favore, lì trovate anche le prove con i laser. Se poi pensate, ovvio, credete che la luce
curva, vabbè, questo è un altro paio di maniche, sono cavoli vostri. Allora, torniamo al discorso della censura che vi stavo dicendo prima. Il sistema attualmente, quello delle informazioni, è quello di farvi credere a quello che vogliono. I governi fanno credere quello che vogliono, le guerre, le ultime, non le guerre quelle delle antiche, nemmeno le guerre del Medioevo, né tantomeno le guerre dell'età oscura, sono state tutte una beffa. Cioè, il Vietnam è successo per delle balle, sono state poi decretate e hanno dette. Di conseguenza, i governi stanno facendo esattamente questo, stanno mentendo tutti insieme adesso, perché con la globalizzazione stanno mentendo tutti quanti insieme. Ok, mi sto girando perché però direi che osservaste il meraviglioso panorama che c'è. Non sono ancora sulla cima, magari se finisco prima vi metterò un filmato di quello che si vede arrivando alla cima di questo meraviglioso monte. A voi la scelta, a voi scoprirlo. Poi un'altra cosa, anzi chiudo quasi qua. Io apprezzo molto i credenti di tutte le religioni, però lo dico per l'ennesima volta, la religione è una costruzione dell'uomo. Perché il vostro vero tempio non sono né le chiese, né le sinagoghe, né tantomeno gli altri luoghi di culto, ma il vostro tempio è il vostro corpo. Il vostro corpo è quello che crea, il vostro corpo è quello che dà. Pertanto voi non avete ancora capito con chi abbiamo a che fare. Abbiamo a che fare con delle bestie. Per bestie vuol dire che non sono uomini, non sono esseri umani, è qualcos'altro. È qualcos'altro di malevolo, perché nella vita esiste il bene e il male. Il male in questo momento si sta comportando come una bestia. Mettetevi pure a sedere, tranquilli, e pregate. Fate anche il vostro om mentre la tigre avanza, perché vuole mangiarvi. Perché l'obiettivo di questo essere è sbarazzarsi di noi. Forse non avete ancora capito. Tutti gli altri, quelli che decretano leggi, che non rispettano la Costituzione o meno, sono burattini pagati coi soldi dei cittadini come me che pagano le tasse, perché io le tasse le pago regolarmente, ok? Pertanto ricordatevi questo, quello che sta succedendo è che siamo comandati da delle bestie che usano i sistemi come questo che vi permette di vedere questo video. Io continuo a dire di staccare tutto, ma il messaggio lo posso trasmettere solo grazie a questi sistemi. Dopodiché ognuno fa quel che vuole, ok? Di video a disposizione ne avete tantissimi, migliaia e migliaia e migliaia di video a vostra disposizione. Smettete di fare le domande e soprattutto smettete di pensare quello che io penso degli altri. Degli altri, sinceramente, a voi non interessa niente di quello che penso, perché se io che penso che Draghi è un e voi pensate che sia una brava persona, anche il mio pensiero non cambierà la vostra idea del perché state pensando una cosa sbagliata, ok? Questi sono burattini pagati da un sistema che stiamo alimentando noi. Anziché andarvi a fare i tamponi, state a casa vostra. Automaticamente mancherà la gente al lavoro, automaticamente scominerete tutto. Grazie per chi va in piazza, anche qui. Chi è che va in piazza? Gente che ha fallito magari a livello politico e che deve darsi una figura perché ha fallito da una parte. Non c'è bisogno di mettersi sul podio. Io non mi sto mettendo sul podio, siete voi che avete scelto di venire qua, ok? Perché io non sono in piazza, né sono sulla televisione. A proposito, quei poveri sfigati che ogni tanto accettano di andare in televisione, ma lo sapete che è da una vita che io ho sempre detto, volete portarmi in televisione, perché Dino Tinelli volevano portarmi in televisione ancora anni fa, io ho sempre detto, io vengo, ho un patto però, prima intervisto io e poi trasmetto il video e dopo voi mi intervistate, nessuno ha mai accettato, vero signori che state sopra, che avete fatto questo, ok, vi ricordate i nomi? Un'altra cosa, ricordatevi che in questo momento la censura ha cancellato
tutte le persone, tutti i fisici, tutti i virologi che erano a livello elevato. Non voglio fare nessun nome, cercateli voi. In questo momento sono stati tutti bannati dal sistema. Buon viaggio, buona giornata, buone cose a tutti. Grazie per seguirmi. Vi metto in coda anche poi il panorama di quando arriviamo sopra. Ciao! Grazie a tutte e a tutti. Ciao.